Frate Maggi, il libro vuole essere innanzitutto la conferma che il Vangelo non invecchia mai. È così? Non solo il Vangelo non invecchia, ma ringiovanisce chi lo vive, quindi è tutto un vantaggio vivere il Vangelo. È importante per il Vangelo sapere che non è il testo che illumina la vita, ma il contrario, è la vita che illumina il testo, per cui non ti annoi mai, è sempre nuovo, perché più vivi e più comprendi il messaggio di Gesù. Non per niente è stata chiamata parola di Dio, parola di vita eterna, perché se fosse un testo di storia, un testo di archeologia, quando l'hai letto 100 volte, ormai lo sai. Il Vangelo no, invece, più vivi, più orienti la tua vita per il bene degli altri e più scopri la meraviglia del Vangelo. Questo nei primi secoli della Chiesa, prima che fosse definito il canone dei Vangeli e non fosse più possibile mettere delle aggiunte, il Vangelo era considerato un testo vivente che cresceva con la vita della comunità. Ogni comunità lo arricchiva con la sua esperienza. Ecco, a proposito di luce, di luminosità, ecco, nella sua presentazione, che si intitola La settima sentinella, lei parla proprio della luce che non è fuori ma dentro di noi. Ecco, tra l'altro, questo concetto viene anche espresso nella frase che troviamo all'inizio del libro, La vera luce, la leggo, quella che guida gli uomini, non giunge dall'esterno per illuminarli, ma nasce dall'intimo della persona. Insomma, vogliamo affrontare questo concetto molto importante anche proprio adesso che stiamo uscendo dalla pandemia. Sì, abbiamo al riguardo delle affermazioni di Gesù e ci tengo a precisare e ribadire che tutte le parole di Gesù nei Vangeli sono vere e veritiere. Tutto sta a viverle. Allora Gesù afferma: io sono la luce del mondo. Ma questa non è una sua prerogativa esclusiva, ma una possibilità che concede a tutti quelli che lo seguono. Infatti dice: voi siete la luce del mondo. Addirittura dice: splenda la vostra luce, ma non per essere ammirati dagli uomini, perché gli uomini, vedendo le vostre opere buone, lodino e glorificano il Padre. Questa luce, che cos'è? È la vita. E sempre nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, si legge che la vita è la luce degli uomini. Come dicevo prima per la scrittura, non è che la luce, immagine della legge o di altro, è la vita degli uomini, è la vita che è la luce degli uomini. Quindi, cosa significa l'invito di Gesù di essere luce del mondo? Lo stiamo sperimentando in questo periodo di pandemia, che abbiamo sentito fino allo sfinimento l'espressione di luce in fondo al tunnel, che sembra quasi un atteggiamento passivo: non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, aspettiamo la luce in fondo al tunnel. No, il credente non aspetta di vedere la luce in fondo al tunnel, ma sa che lui nel tunnel, cioè nell'oscurità, è questa luce che illumina se stesso e la vita degli altri. E questa settima sentinella di cui si parla, siamo noi? Allora, la visione del Vangelo si è accolta nella vita della persona, lo mette in sintonia con la vita stessa di Dio, con l'onda d'amore che mantiene in vita il creato. E questa è la caratteristica dei profeti, che non sono persone speciali, tutti possiamo essere profeti, significa mettere la nostra vita in sintonia con la lunghezza d'onda dell'amore di Dio. Allora dice, scusate. Dice la Bibbia che la coscienza dell'uomo vale più di 7 sentinelle. Cosa significa? Quando accogli il Vangelo, quando lo vivi, quando orienti la tua vita per il bene degli uomini, nonostante quello che ti possa capitare, e hai come delle antenne che ti fa percepire. Subito sai riconoscere il lupo travestito d'agnello, subito sai riconoscere il fascista travestito da democratico, cioè ti dà delle antenne speciali per avvertire il pericolo prima che gli altri se ne rendano conto. Solo che c'è la controparte, perché quando avverti gli altri del pericolo, normalmente non sei creduto o addirittura maltrattato, e poi dopo ci passa il tempo e si rendono conto. Frate Maggi, ma prima ancora di entrare nel merito degli argomenti che sono affrontati nel libro e sono tanti, ecco, parliamo del titolo Botte e risposte. Ecco, come nasce questo titolo? C'è una garanzia di vita e di vitalità del credente della Chiesa.
le parole di Gesù che lo Spirito Santo, vi insegnerà le cose future. Cosa significa? Non un annuncio di nuove rivelazioni, ma la comprensione sempre più profonda del suo messaggio e quindi la capacità di avere sempre la possibilità di dare nuove risposte ai nuovi bisogni delle persone. La vita è in evoluzione, la società si cambia, si modifica, si creano nuove situazioni e di fronte alle nuove situazioni c'è il rischio che la Chiesa, la comunità cristiana, impaurita, impreparata, incapace, dia delle vecchie risposte. Quando si danno vecchie risposte ai nuovi bisogni, le persone semplicemente non ascoltano. Invece la garanzia di Gesù è di dare nuove risposte ai nuovi bisogni. Ecco allora il titolo: botte e risposte. Ad ogni esigenza, ad ogni necessità, ad ogni emergenza della società, vediamo qual è la risposta di Gesù e con Gesù. Frate Maggi, ma lei ha voluto dedicare questo libro alla sua ispiratrice, Carla Fracci, che è morta proprio mentre lei stava consegnando le bozze del libro. Insomma, una sfida vinta peraltro contro il tempo, quella di volere fare la dedica alla grandissima Etoile. E ho avuto la fortuna in questi ultimi 2 anni, grazie al musicista Giovanni Nuti, che lavorava con Carla Fracci al Poema della Croce di Alda Merini. Ebbene, Giovanni Nuti le ha fatto conoscere un libro a Carla Fracci. Lei si è entusiasmata, ha voluto leggere tutti, ha seguito le trasmissioni, eccetera. È diventata una bellissima amicizia. E il libro era in stallo perché mancava il titolo. Come sappiamo, il titolo di un libro spetta per diritto all'editore, ma naturalmente l'autore che propone. Ebbene, tutti quelli che proponevo all'editore non andavano. Tutti quelli che l'editore proponeva a me non mi piacevano, il libro era in stallo. Allora ecco il suggerimento, per vie incredibili, di Carla Fracci, botte e risposte. Quindi il libro è dedicato a lei, che aspettava questo libro, ma lo leggerà in un'altra dimensione. Infatti la dedica è a Carla Fracci, con tanta gratitudine per essere stata lettrice fedele dei miei libri. A lei devo il titolo di questo che attendeva e che ora vedrà con altri occhi. E veniamo ai contenuti di questo libro, veniamo all'attualità, a cominciare dal tema delle unioni omosessuali di cui tanto si parla in questi giorni con il DDL Zan. Ecco, cito in proposito la lettera di Papa Francesco a padre James Martin, che svolge la sua opera pastorale tra le persone LGBT. Testualmente, continua ad essere vicino a tutti e tutte, scrive Francesco, con lo stile compassionevole di Dio. Insomma, altro che la richiesta di modifica inviata dalla Segreteria di Stato del Vaticano all'ambasciata italiana. Insomma, una posizione, quella del Papa, che lei sostiene, anzi io potrei dire anticipa da tanto tempo. Ma basta essere in sintonia con il Vangelo e le risposte, come dicevamo prima, non possono che essere le stesse. Per quello che riguarda questo tema dell'omosessualità, per il quale la Chiesa è colpevole e ha soltanto una parola da dire: perdono per averli disprezzati, emarginati, maltrattati, quando è stato possibile uccisi. Quindi l'unica parola che la Chiesa potrebbe dire su questo tema è perdono, perdono. Abbiamo impostato tutta la nostra dottrina su delle basi fragili di interpretazioni errate della Sacra Scrittura. Allora, l'argomento è in piena evoluzione e nella lettera che il Papa ha rivolto a questo bravo prete che si occupa di questa realtà, c'è scritto di essere vicino a loro con 3 realtà che non si può non sottoscrivere. Vicinanza, quindi non vanno esclusi. Compassione, compassione non perché facciano compassione, compassione per la situazione di emarginazione, di disprezzo, spesso all'interno della famiglia, e di tenerezza. Perché se si segue il messaggio di Gesù non si può sbagliare sull'orientamento? C'è nella lettera agli Efesini di Paolo un'espressione straordinaria, dice che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Noi siamo un pensiero di Dio. Allora, se siamo un pensiero di Dio, non è che esistono pensieri sbagliati, esistono persone sbagliate.
esistono persone con un difetto di fabbrica. Ognuno di noi ha la grandissima dignità di essere venuto al mondo perché Dio ci ha scelti e pensato per manifestare in forme nuove, originali e creative, e quindi sempre diverse, sempre inedite, il suo amore, la sua tenerezza e la sua compassione. E ecco, a proposito di compassione, se il mio latino ha ancora ragione d'essere, è compatire vuol dire condividere uno stato d'animo, insomma, non come a volte viene interpretata questa parola, insomma, avere pietà per qualcuno, no, è proprio, diciamo, essere nella sua stessa dimensione emotiva, quindi essere con lui e come lui. E conferma, frate Maggi, è questo. Allora, e qui ritorna il tema della Chiesa, insomma, che ha sempre paura del nuovo. Insomma, ho letto recentemente proprio su Il Libraio un suo articolo che parla di Papa Pio X, che addirittura nel 1912 aveva un'ossessione per quella che lui considerava una diavoleria, insomma, la bicicletta, appunto, che la proibì ai preti. Ecco, insomma, da non credere. Dunque, non dobbiamo avere... I preti andavano in bicicletta, erano sospesi per 15 giorni dalla celebrazione della messa. Ecco, addirittura. Quindi, insomma, voglio dire, una sorpresa dietro l'altra. La Chiesa, però, a quanto pare resta sempre attaccata, insomma, al vecchio. Come si fa allora a smuovere un po' le cose e a credere anche che la Chiesa possa, insomma, fare passi avanti dalla bicicletta in poi? Posa l'affermazione del Cardinal Martini che la Chiesa è indietro di 200 anni e lui ci è stato generoso perché forse di più. La Chiesa è un'istituzione complessa, è come un pachiderma. Quando le novità arrivano, normalmente le rifiuta, le emargina, poi arriva a comprenderle e poi le impone. Ma quando le impone, già la novità è diventata vecchia e ce ne sono nuove. Allora, per fare questo, per evitare questo, cosa bisogna? Bisogna comprendere che il Vangelo fa del cambiamento della persona il distintivo del credente. Gesù ha detto vino nuovo in odri nuovi. Quando si vuol mettere il vino nuovo dello Spirito dentro gli otri vecchi dell'istituzione, si perde l'uno e si perde l'altro. San Paolo, sempre torniamo a questa lettera stupenda degli Efesini, dice dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente. C'è un'affermazione della dottrina giudaica molto importante, dove si legge che Dio è colui che era, quello che ci hanno insegnato i nostri padri, e noi gli siamo grati, Dio è colui che è, quello che noi oggi sperimentiamo, e Dio è colui che sarà, quello che verrà alla fine dei tempi. L'autore dell'Apocalisse riprende l'affermazione, ma modifica la terza parte. È vero Dio è colui che era, è vero Dio è colui che è, ma dice Dio è colui che viene, e adopera il verbo venire, che è un verbo continuativo, viene continuamente. Allora, se noi continuamente non cambiamo, non ci rinnoviamo, rischiamo di perdere l'appuntamento col Signore. E quindi, insomma, i Vangeli non sono un racconto storico, ma non dobbiamo fermarci all'uso delle parole, ma dobbiamo andare al di là delle parole. È questo che lei vuole dire, insomma, è un discorso che comunque si rinnova sempre, perché non è una narrazione di fatti, ma è un qualche cosa che va al di là. Sì, e per questo dobbiamo stare attenti nella lettura e comprensione. Noi chiamiamo la Bibbia parola di Dio, ed è vero, ma non tutta è parola di Dio. Allora, come si fa a interpretare la Bibbia, specialmente l'Antico Testamento, che è un insieme di una settantina di libri scritti in epoche diverse, da autori diversi, spesso l'uno contestando l'altro? Qual è il filo conduttore per percepire, scoprire la parola di Dio? Bisogna leggere, interpretare la scrittura con lo stesso spirito che l'ha ispirata, cioè l'amore incondizionato del creatore per le sue creature. Allora, certe espressioni della Bibbia, certi brani della Bibbia, se non inducono l'uomo alla libertà, se gli tolgono la felicità, se limitano la sua esistenza, ecco, sarà la parola dell'autore del tempo, frutto del condizionamento culturale del tempo, ma non è certo la parola di Dio. La parola di Dio è tutto quello che produce l'uomo libero, l'uomo felice, l'uomo pienamente sereno. E non fa male all'uomo,
Mai. 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 Se fa male non è parola di Dio. E questo è un criterio che noi dovremmo cominciare ad adottare. Quello che ci fa male non va bene, quindi non viene. L'hanno chiamata buona notizia. Se è una buona notizia non può essere una brutta notizia. Quando è brutta notizia c'è qualcosa che non va. C'è un'interpretazione che va forse rivista. Vado per titoli, per capitoli, frate Alberto, anche perché il libro è veramente, io ancora non l'ho potuto vedere tutto, ho visto qualche stralcio che lei mi ha mandato, insomma dovremo aspettare il 15 di luglio, io sarò, si può ordinare anche online, ma io sarò sicuramente davanti a una libreria, perché mi piace così, mi piace essere lì il primo giorno in cui esce. Comunque, per quello che ho potuto così vedere, ecco, ho ripreso alcuni titoli che sono anche molto invitanti, vediamo un po' di ripercorrerli insieme, insomma di botta in botta e di risposta in risposta. Se io dico zelo e fanatismo, ecco, lei che cosa ha scritto in proposito? Sì, la scrittura è molto severa a questo riguardo, e Gesù lo stesso. Lo zelo, per il rispetto dei dettami, dei testi che, come diciamo, vengono ritenuti i sacri, e per questo sono considerati immutabili, per Gesù non è un criterio sufficiente per la loro comprensione, per la loro intelligenza. Per il Signore non basta che un testo sia considerato sacro, occorre anche che l'uomo sia considerato tale. Allora lo zelo per il rispetto della Sacra Scrittura si trasforma in fanatismo quando in nome della Scrittura si fanno soffrire le persone. Quando si usa la Bibbia, quando si usa la parola di Dio per opprimere, per sacrificare le persone. Per questo ogni qualvolta Gesù si è trovato di fronte alla scelta se osservare la legge divina e il bene concreto dell'uomo, Gesù non ha mai esitato, ha scelto sempre di fare il bene di Dio, il bene dell'uomo, perché compiendo il bene dell'uomo si è certi di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso per fare il bene di Dio si è fatto e si fanno soffrire gli uomini. Ma non si usano le scritture come una spada, come una sciabola, insomma vanno lette con un altro spirito. Un altro capitolo, insomma, che secondo me è strettamente collegato a questo, insomma, per quello che le ho sentito dire adesso. Cristiani e, tra parentesi, cretini. Cosa voleva dire? Sì, nella lingua francese, nel franco provenzale, cretin significa cristiano. Quindi cretino e cristiano hanno la stessa radice. Come è stato possibile? Per appunto l'incomprensione del messaggio di Gesù. È vero che Gesù ha detto di non opporre violenza. Gesù ha detto se qualcuno ti dà uno schiaffo su una guancia, tu mostragli l'altra. Ma attenzione, l'unica, la sola volta che Gesù ha ricevuto uno schiaffo non è che ha presentato l'altra guancia, ma la guardia che l'ha schiaffeggiata ha cercato di farla ragionare. Ha detto, oh, perché questa violenza? Se ho parlato male, se ho fatto del male, dimostrami dov'è il male, altrimenti. Quindi cosa significa l'insegnamento di Gesù di fronte alla violenza subita? Spesso è stato interpretato come un invito, e qui ci ha giocato anche la Chiesa, l'istituzione, perché le faceva comodo, un invito alla rassegnazione, alla sopportazione, a tollerare ingiustizie e soprusi, a tacere e subire il male, chinare sempre il capo, accettare tutto per amor di Dio, ogni angheria, ogni prepotenza. Per cui ben presto il cristiano, questo tipo sempre remissivo, mite, sottomesso, fu equiparato al cretino. E così insomma è nato il titolo. Quindi per sintetizzare, Gesù ci chiede di essere buoni ma mai tonti. E l'altra guancia va offerta con misura, insomma, e quantomeno richiede una spiegazione del perché. Ecco, un altro tema di grande attualità è quello dell'accoglienza. Insomma, il 22 giugno scorso è stata celebrata la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Quindi, se io dico, e riprendo un altro capitolo, Bibbia e razzismo, lei che cosa risponde?
Purtroppo, per l'incomprensione della Sacra Scrittura, le origini del razzismo si trovano nelle primissime pagine della Bibbia, nel libro della Genesi, dove si narra la storia di Noè e dei suoi tre figli, Sem e Jafte, che furono benedetti, mentre il terzo, Cam, fu maledetto e Noè gli disse che sì, maledetto, Canaan, schiavo degli schiavi sarai per i tuoi fratelli. Quando negli anni Ottanta nell'Africa del Sud cominciò a sgretolarsi quel regime atroce portato dai cristiani, evangelici riformati ma sempre cristiani, dell'apartheid, perché si è sgretolato? Non per motivi politici ma per motivi teologici, perché finalmente ci hanno messo a comprendere la scrittura, hanno visto che non era un racconto storico, ma andava interpretato in maniera teologica. Allora la Chiesa riformata, era quella olandese, che era la principale confessione sudafricana, arrivò finalmente a comprendere che la Bibbia non è un manuale politico, pertanto non se ne possono dare modelli politici di comportamento. E la segregazione razziale, che era fondata sui testi sacri, perché dicevano la Bibbia, e la Bibbia dice che Cam, cioè i neri, sono schiavi dei bianchi, si rivelò un'eresia teologica, però purtroppo il danno era stato fatto. E purtroppo è un danno che anche oggi vediamo che continua a rinnovarsi. E, altro tema, catene alimentari. Anche il cibo a volte può essere divisivo, ma insomma lei di quali catene intendeva parlare? È un tema drammaticamente attuale, perché delle catene esterne all'uomo ci si può liberare, ma delle catene che l'uomo si costruisce è praticamente impossibile liberarsi. Ancora oggi, come al tempo di Gesù, ci sono delle catene alimentari. Persone che si privano di certi cibi perché credono che per motivi religiosi, eccetera. Ma Gesù ci ha liberato tutti questi. È nel libro del Levitico che c'è l'elenco dei cibi puri, animali puri e animali impuri. Ma Gesù libera da tutto questo, dice Marco nel suo Vangelo, dichiarando puri tutti gli alimenti. Ed è importante, perché questa differenza che uno fa nel cibo tra puro e impuro, poi dopo si riflette nel comportamento con gli altri. Quindi se incominci a separare il cibo da quello che puoi e quello che non puoi, attenzione, perché prima o poi si riflette anche negli altri. Ecco perché c'è un episodio drammatico e anche un po' ricco d'umorismo. Quando Pietro, scrive negli Atti degli Apostoli, sta su una terrazza, vede una visione, una tovaglia con tutti gli animali del creato e una voce che dice: Pietro, alzati, uccidi e mangia. E cosa fa Pietro? Giammai, Signore. Lui era un fedele osservante della legge, perché non ha mai mangiato nessun cibo impuro. Ecco la catena alimentare. Ti privi di qualcosa perché è scritto nella Bibbia, perché te l'hanno convinto. La seconda volta si ripete l'invito, e la seconda volta Pietro, non per niente si chiama Pietro, testa dura, dice giammai, Signore. La terza volta è il povero Pietro, da quando il gallo cantò, al numero 3 va in fibrillazione, finalmente comprende. E l'evangelista, Luca, l'autore degli Atti, fa comprendere che non si trattava di cibo, ma si trattava di rapporti umani. Finalmente Pietro capisce e accoglie il centurione pagano. Lui che non lo voleva, finalmente capisce, dice: perché Dio mi ha mostrato che nessuna persona può essere considerata impura. Ecco perché è importante questo anche delle catene alimentari. Vado avanti, frate Maggi, con gli argomenti. Peccato che sia femmina. Beh, è normale, basta andare a un matrimonio, c'è sempre l'individuo di turno che si alza e cosa fa? Auguri e figli maschi. Se l'augurio è un figlio maschio, significa che la figlia donna non è un augurio. Questa è una tradizione biblica. In una società maschilista si vantavano i rabbini dicendo: Dio non ha mai rivolto la parola a una donna. Poi si rende conto di averla sparata un po' grossa e dice: vabbè, c'è stata una volta, è vero, però si è pentito e da quella volta non ha rivolto più le parole a nessuna donna. È stato quando Dio, il Signore, si è rivolto a Sara, la moglie di Abramo, annunciandole un figlio. Lei vecchia, il marito bacuco, si è messa a ridere. E Dio le ha chiesto: Sara, hai riso? E lei, poverina, cosa volevi che rispondesse? Ha detto: no, non ho riso.
Per questa piccola bugia il Padre Eterno se l'è legata al dito e da quella volta non rivolge più la parola a nessuna donna. Poi arriva Gesù. Arriva Gesù e Gesù non mette le donne al livello degli uomini, ma a un livello superiore. I personaggi femminili nei Vangeli, salvo un paio di eccezioni, sono le donne legate al potere, sono tutti positivi. I personaggi maschili nei Vangeli, salvo un paio di eccezioni, sono tutti negativi. L'unico episodio che Gesù chiede venga raccontato di quello che ha fatto è l'episodio di una donna. E perché dicevo che Gesù non eguaglia le donne agli uomini, ma le mette a un livello superiore? Perché nei Vangeli le donne, in quella cultura, erano considerati gli esseri umani più lontani da Dio. E chi erano gli esseri più vicini? Gli angeli. Ebbene, il ruolo degli angeli nei Vangeli da chi viene svolto? Dalle donne. Ma ancora la strada è lunga. Penso di sì, anche all'interno della Chiesa, ma anche fuori della Chiesa, perché proprio in questi giorni ci siamo occupati proprio dai microfoni di Radio Ammi delle questioni femminili e vediamo insomma che il cammino è molto complicato, insomma, è molto complicato sul piano sociale, sul piano delle retribuzioni, delle libertà, perché insomma una donna che ha diritto ad essere madre molto spesso non riesce poi ad avere sul piano del lavoro le stesse soddisfazioni, insomma, quindi è un discorso molto complesso, insomma, per cui c'è molto da lavorare. Frate Maggi, un altro capitolo e poi mi fermerei, insomma, anche perché sennò leggiamo tutto il libro. Il prezzo dell'uomo, ecco, e qui torniamo al tema della salute e anche della pandemia da cui eravamo partiti, insomma, quanto vale la vita di un uomo? È un tema anche questo drammaticamente attuale. Noi vediamo all'origine di ogni tragedia, di ogni disgrazia, c'è sempre l'interesse. Quanto siamo disposti a pagare per il bene, la salute delle persone? E sempre nei Vangeli c'è un episodio emblematico. Gesù va in terra pagana e libera un indemoniato. Ebbene, gli spiriti dall'indemoniato, scrive l'Evangelista, naturalmente sono racconti figurati, vanno in una mandria di porci. Tutti questi porci si gettano nel lago e muoiono affogato. Erano 2000 porci, ma la persona è liberata, la persona è serena. Quando arrivano i mandriani mandati dai proprietari, perché è un capitale immenso, 2000 porci, non è che si rallegrano per la riconquistata salute di quest'uomo che era pericoloso, che nessuno poteva avvicinare, era una minaccia per la comunità. Dicono a Gesù: Gesù, ti ringraziamo, ma per favore vai da altre parti a fare i tuoi miracoli, perché ci costi troppo. Allora la domanda è: quanto siamo disposti a pagare per la libertà, per la sicurezza dell'uomo? Questo stilicidio osceno, quotidiano, di morti nel lavoro, da che dipendono? È sempre così. Quanto siamo disposti a pagare? Basta pensare alla tragedia del Ponte Morandi, che tra l'altro ricorre tra non molto, insomma, per capire. C'è sempre l'avidità, alla radice di ogni disgrazia dice una fatalità, no, c'è l'ingordigia che è il grande rivale di Dio. Dio può sconfiggere il peccato, ma di fronte all'egoismo, di fronte alla convenienza, ha le mani legate. E quindi anche il tema della salute, di quanto si investe nella salute dell'uomo, rientra insomma in questo capitolo. Quanto siamo disposti a spendere per tutelare la salute dell'uomo? Dalle pandemie, dai virus. È un tema attualissimo, ma ripeto, già la risposta dei mandriani a Gesù è molto molto chiara, ci costi caro. Lei sarebbe perfetto per raccontare le favole ai nipotini, magari a quelli di sua sorella, ecco, però credo che sembrano delle favole raccontate così, no? No, ma sono insegnamenti di profondo valore teologico, raccontati con il genere letterario del tempo. No, è comunque insomma molto invitanti per infatti io sorrido anche se mi rendo conto che sono a volte i temi veramente drammatici, ecco, ma come si fa a spiegare concetti così difficili e così elevati con parole così semplici che mi viene da dire traducono il Vangelo in forme che sono comprensibili a tutti? Ma quando Gesù parlava tutti comprendevano. Perché specialmente noi preti quando parliamo non tutti comprendono? Allora bisogna avere un'attenzione anzitutto di non usare termini clericali,
perché non tutti li possono comprendere o li possono accettare. E evitare termini tecnici, a me non mi sentirai mai dire un termine che si può usare, ma l'escatologia. L'escatologia, quante persone sanno cos'è questa escatologia? Quindi si possono usare altre espressioni per indicare la stessa realtà. Evitare termini astrusi, evitare assolutamente, per far vedere la propria cultura, citare l'autore tedesco col libro tedesco, molti autori fanno come voi ben sapete, e più una serie di nomi. Allora, quando in una conferenza, quando in un'omelia, metti delle parole, come ho detto, clericali, tecniche, astruse o straniere, sono tanti buchi vuoti nella comprensione dell'ascoltatore, che alla fine dirà, ammirerà di quanto istruito, quanto parla bene, non ci ho capito niente. Invece noi dobbiamo cercare di capire, e siamo qui anche per questo, insomma, per cercare di tradurre il Vangelo e i sacri testi in forme che possano essere comprensibili a tutti, insomma, anche perché tutti abbiamo bisogno di capire, e forse anche quell'allontanamento, insomma, che a volte vediamo dalla Chiesa è dovuto anche alla incapacità, insomma, di comunicazione tra chi dovrebbe aiutare a comprendere, e quindi parlo di chi svolge questa funzione, quindi dei preti, e chi invece va in chiesa perché vorrebbe capire e a volte non ci riesce, insomma, quindi c'è una anche responsabilità forse dei ministri del culto, li vogliamo chiamare così. La prova del 9 su questo annuncio è la reazione delle persone. Chiediamoci, come mai quando Gesù parlava la gente o si entusiasmava o gli lanciava le pietre? Com'è possibile che lo stesso episodio del Vangelo annunciato da noi preti in chiesa fa addormentare le persone? C'è qualcosa che non va evidentemente nella trasmissione di questo messaggio. Allora parlo del prete così perché io sono un prete, ma tutti coloro che annunciano la buona notizia, ricreare la stessa suspense, ecco che uso una parola difficile, ma questa è entrata nell'uso, lo stesso interesse, la stessa sorpresa, perché ricordiamoci che noi questi episodi li abbiamo conosciuti, più o meno li abbiamo letti, ma gli ascoltatori non sapevano come andava a finire una storia. Allora sta a noi ricreare lo stesso clima per richiamare l'attenzione delle persone con le sorprese finali della buona notizia di Gesù. Insomma, di sorprese. Che arriva l'applauso o le pietre, ma questo è per scontato. Bene, facciamo un bel applauso anche perché siamo molto curiosi di conoscere la fine di tutte queste storie che lei racconta in questo suo nuovo libro, di cui ricordo l'uscita il 15 di luglio, Frate Alberto Maggi, In botte e risposte, come reagire quando la vita ci interroga, edizioni Garzanti. Il libro, dicevo, può essere anche ordinato online, e allora non resta che dire buona lettura a tutti e buone botte e risposte a tutti. Grazie, Frate Alberto. Grazie, buonasera Lucia, grazie.